Io sono con Veronica, con Noemi. Allora, l'anno scorso Glicine è stata una delle canzoni più belle, è quella che ho ascoltato di più durante l'anno. E ho detto che peccato, per rivedere Noemi dovrò aspettare altri 2 o 3 anni. E invece no, sono stato accontentato, ti amo non lo so dire, anche quest'anno. Come si torna dopo un successo così grande? Bellissimo, io in realtà sono molto contenta perché con questa canzone volevo raccontare un altro pezzo di quello che è la mia vita, quello che sto vivendo, e ti amo non lo so dire, è un pezzo molto energico e aggiunge una piccola riflessione su quello che è poi il rapporto anche con gli altri. Ti amo non lo so dire, è tutto quello che non riusciamo a dire magari con delle persone a cui vogliamo anche bene, che ci stanno vicino, e magari non abbiamo mai le parole giuste, le parole diventano come dei proiettili che in qualche modo... Abbiamo dei blocchi. Blocchi sì. Che però tu hai superato nell'ultimo periodo della tua vita, no? Hai parlato sì. Tante volte di te, di questa rinascita, e nei tuoi occhi c'è una luce speciale, ce ne siamo accorti da 2 anni a questa parte. Guarda, ancora un work in progress, in realtà è molto più semplice forse con se stessi risolvere le cose, no? Glicine parlava molto di una crescita mia, poi sono contenta che le persone ci si sono anche ritrovate, perché non è detto, e quindi quando sei solo te a dover decidere, il problema è quando subentra il rapporto con l'altro, e ti amo non lo so dire parla proprio di questo, perché non è che dipende solo da noi, perché se le parole vengono fraintese o le situazioni o le emozioni, anche questo nuovo modo di vivere gli altri, no? Quando uno attraversa un momento di crisi, poi di cambiamento. Questa canzone parla soprattutto di questo, insomma. Senti, vogliamo invece una cosa sull'esteriorità. L'anno scorso eri tutta scintillante, tutta brillantante. Ci puoi dare qualche anticipo sul look? No, vorrei che la mia stylist mi uccidesse, però sarà, credo, un altro modo in più per raccontare bene la canzone, il pezzo e chi sono io e chi vivrà vedrà, ragazzi, that's it. Noemi, innanzitutto complimenti per questo rosa cipria, rosa pallido, che si intona molto bene col capello rosso, perché sono accostamenti che un tempo a noi ragazze erano vietati e invece adesso sono super trendy, per cui bravissima. Ma sì. Esatto, no, però la domanda che ti volevo fare, siccome abbiamo sentito prima Mahmood e Blanco dire più o meno la stessa cosa che dici anche tu, pronunciare quella che sarebbe l'incomunicabilità, adesso senza voler fare l'incomunicabilità dei film di Antonioni, perché ne abbiamo visti tanti, più o meno ci siamo certo, anche qui. Certo. Una delle frasi dice: più mi guardi, più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere questo nodo tra te e me, che è una cosa comunque molto vera, perché spesso, certo. Anzi la parola... Cioè, diciamo delle cose che non vogliamo dire, è capitato anche a te, che fanno del male, anche magari involontariamente. È capitato anche a te personalmente? Beh sì, ma capita a tutti. Quante volte vorresti parlare con una persona per chiarire, invece fai peggio. Io poi in realtà mi trovo molto a mio agio in questa roba di cantarle queste cose, perché mi sento molto più a mio agio a raccontarle e a non sbagliare il bersaglio sul palco o comunque con la musica. Devo dire che con le parole parlate, con i discorsi, riuscire ad arrivare veramente agli altri a essere capiti è un po' tosta. Assolutamente sì, mi è successo anche con persone a cui volevo molto molto bene. L'importante è poi riprendersi, ecco, però. Come hai risolto poi, riparlando, trovando certo, le parole... certo, piano piano uno va per tentativi. L'importante è che ti amo non lo so dire è per ora, non è che per sempre non saprò dire ti amo. La canzone dice mi riesco a lasciare dentro un mare vuoto di parole, so fare un sacco di cose, ti amo ancora non lo so dire, però non ancora, insomma. Ditelo. C'è sempre la speranza. Irama lo sa dire ti amo? Irama, vieni a salutare, non ti vedo. Questa è diventata un happening. Ciao Irama. Devi andare a provare. Grazie. Grazie. Senti, a voi, ciao. C'è Gabriele Cirilli che ti voleva chiedere una cosa. Al mio capocomico. Veronica, allora io adoro Veronica, ho avuto l'onore di averla sul palcoscenico certo. All'inizio della sua carriera e mi ha dato questa possibilità di cantare insieme a lei. Era uno spettacolo teatrale di tanti anni fa e ti ringrazio, bellissimo. Veronica, perché sei un talento incredibile. Guarda, io so ancora le parole, 150 milioni. Cos'era? Abbiamo lavorato insieme. Era uno spettacolo teatrale, un one man show dove Veronica cantava
c'era un gruppo musicale e ancora prima credo di X Factor. Certo. E lei è una bomba a orologeria, cioè quando sale sul palcoscenico quelle tavole le fa esplodere con la sua Grazie. Presenza scenica, con la sua voce. Grazie. E ti auguro tanta felicità quest'anno a Sanremo, Veronica. Grazie mille, capocomico. Lei sa fare tutto, presentiamo anche chi arriva adesso. Lo presenti tu, Michele? Certo, ma come no, Michele Bravi, eccolo, lo vedo Io li uso per questo. Grazie, Veronica. Ciao, Noemi.